Amici sportivi, siamo in compagnia di Dario André, pivot della Virtus. Domenica scorsa la Virtus ha vinto contro la capolista Benevento, anche senza di lui. Purtroppo per lui 15 giorni di stop che l'hanno condizionato sia nella partita di Salerno sia nella partita in casa contro il Benevento. No, sì, è arrivata la vittoria che sicuramente tutti aspettavamo, soprattutto giocando con la capolista in casa davanti al nostro pubblico, sicuramente è stata una bella soddisfazione. Ecco, rispetto a 15 giorni fa a Salerno, purtroppo, che la squadra ha perso al supplementare di 3 punti, c'è stato un miglioramento di gruppo o addirittura il gioco è stato più fluido e quindi automaticamente il lavoro della settimana si fa vedere? Guarda, io penso che la sconfitta sicuramente è una sconfitta molto amara. Io l'ho vista dalla tribuna, ho sofferto in silenzio purtroppo. E, diciamo, è andata così. Sicuramente un po' questa squadra ancora è un po' inesperta, diciamo. Il gruppo non c'è niente da dire perché è un gruppo fantastico, partendo dal primo, finendo dall'ultimo, non c'è nessun problema. Questa squadra sicuramente dopo quella sconfitta è maturata ed è cresciuta tantissimo. C'è da dire che durante la settimana si erano allenati in pochi, in 6, in 7 eravamo, perché purtroppo l'infermeria era affollata, però devo dire che la squadra ha avuto una gran prova di carattere, sicuramente orgoglio, sicuramente tanto cuore e attaccamento alla maglia. Poi giocare davanti al proprio pubblico, secondo me, contro la capolista riesce a trovare quell'energia, quella forza in più che magari non riesce a trovare in altre situazioni. Sabato si va ad Airola, squadra che ha cambiato coach praticamente tra ieri e oggi ed è a 4 punti con voi in classifica. Sì, guarda, normalmente quando tu trovi una squadra che cambia allenatore sicuramente il cambiamento ci deve essere, i giocatori hanno una carica in più sicuramente perché poi la responsabilità passa soprattutto dai giocatori dopo che la società dà una spinta in più, diciamo uno stimolo in più ai giocatori mandando via l'allenatore purtroppo. So che non è un campo molto facile e so che la squadra è una squadra molto buona, loro conoscono tanto questo campionato, si conoscono da tanto tempo e avevano il giocatore più importante, forse rientrerà guarda caso con noi, e quindi, però noi veniamo da una bella vittoria, andiamo in trasferta, sicuramente abbiamo detto la nostra in questo campionato che non abbiamo da temere niente a nessuno, ci sono squadre magari più forti sulla carta ma penso che noi sia in casa che fuori casa possiamo ormai dire la nostra. Quindi diamo appuntamento ai tifosi della Virtus sabato però alle 18 al palazzetto di Airola. Sì, sicuramente, speriamo che vengano in tanti, come mi hanno detto che l'anno scorso la squadra veniva seguita, perché per noi il sesto uomo, cioè il pubblico, i tifosi, anche quei pochi che possano venire o verranno sempre, è un grosso aiuto, una grande mano che possano dare a questa squadra che in questo momento ne ha veramente bisogno. Ti ringraziamo e in bocca al lupo per sabato. Crepi il lupo, grazie a voi.